Buonasera a tutti, eccoci qui in una nuova puntata di Bellezza e Potere, programma molti lo conoscono, va in onda su Umbria TV ogni giovedì alle 19.30, poi su Perugia Today, condotto da me Franco Parlavecchio, ideato oltre a me anche da Nicola Bossi, con Carlo Sampogna che ci riprende. E come ogni volta noi abbiamo sempre un ospite d'eccezione, ma in una cornice meravigliosa. Siamo ancora a Palazzo della Penna, all'interno del Museo Civico, nella mostra Risvegli. Qui abbiamo delle opere d'arte incredibili che adesso poi riusciremo ad approfondire, e un ospite di eccezione come Carla Mancini. Buonasera Carla. Buonasera. Allora Carla, ovviamente è bello stare in una cornice del genere. Tu vedi qui dietro, praticamente io sono molto affascinato da queste case un po' pericolanti, con dei colori meravigliosi, quasi le vorrei avere vicino a dentro a casa, vicino al letto, magari forse sì, chiedo troppo, probabilmente non voglio assolutamente chiedere altro, però Carla Mancini, qui parliamo di un qualcosa che ti è vicino, tu che sei sia docente, poi ce lo spiegherai, di storia dell'arte, no? E sia anche restauratrice, forse entriamo in un tema che rispetto ad altri ospiti è più vicino? Beh, penso che questo per me è un palazzo sicuramente congeniale, dove ci sono, c'è questa commistione importante tra le opere d'arte antiche rappresentate dai bellissimi affreschi che ci sono in queste volte, in questi muri, e anche, e quindi non solo il contenitore ma anche il contenuto, cioè queste opere d'arte contemporanea che si sposano perfettamente con questo luogo. L'antico e il moderno sono tutto un insieme, no? In effetti. Ed è forse questo anche un po' il fascino. Il fascino di questo luogo, assolutamente. E tu che sei restauratrice, diciamo anche come famiglia, anche storicamente, adesso poi vorrei che ce ne parlassi un po', entriamo in un argomento comunque a te molto caro, quello dell'arte. Raccontaci quello che fai. Raccontare quello che faccio è un po' complesso, devo dire, perché ci sono molte sfaccettature riguardo la mia attività. Una, per esempio, quella fondamentale, a cui mi dedico con particolare interesse, è quello di insegnare in un luogo straordinario, anche quello, come può essere il Liceo Artistico Bernardino di Betto, dove non insegno storia dell'arte, ma insegno pittura e restauro. Quindi non vado oltre ovviamente alle mie competenze, però questa attività continua mi permette di mantenermi sempre comunque informata, anche perché secondo me l'insegnamento è un momento straordinario per poter approfondire gli argomenti. Quindi lo faccio con molta passione, ecco, come un po' tutte le cose quando si tocca il campo dell'arte. Se non c'è passione, ovviamente è impensabile. Poi lo fai di fronte, immagino, a quanti ragazzi? Beh sì, sono le mie classi, sono classi da 25 ragazzi, ma non è tanto quello, è il mettersi in gioco ogni volta con argomenti che altrimenti non vengono mai trattati, e quindi è una bellissima palestra. Io ovviamente la mia attività invece proprio principale, dalla quale io nasco, è quella del restauro. Io sono nata, cresciuta in questo ambiente, visto che anche mio padre e i fratelli di mio padre si occupavano di restauro, come d'altra parte il mio nonno, il bisnonno e chissà ancora quante altre generazioni, a partire appunto dal 1600, che noi facciamo sempre lo stesso mestiere. Quindi c'è una storia della famiglia, no? Giusto Carla, che si tramanda con passione, perché questa ci vuole anche tanta passione. Assolutamente, ti entra un po' nel DNA, a dire il vero, perché quando ci si nasce poi è difficile uscirne.
ma è anche vero che la passione credo che sia proprio il motore per quanto riguarda poi questo genere di attività. Immagino che sia un motore anche rispetto ai tuoi studenti che si avvicinano altrettanto per fare, come dire, per fare questa scelta ci vuole altrettanta passione come la tua, credo, Beh, comunque. io cerco comunque di tramandare loro questa passione anche attraverso proprio le tecniche. Il conoscere le tecniche e i materiali, gli strumenti, è fondamentale per capire un'opera d'arte. Io poi che sono di scuola brandiana, è chiaro che parto proprio da questo concetto, cioè il conoscere l'opera d'arte, il conoscere il problema, il conoscere come è costituita un'opera d'arte facilita moltissimo poi per affrontare la conservazione dell'opera d'arte stessa. Quindi dai anche a chi ti segue gli strumenti per comprendere di fatto, no? Assolutamente, comunque la mia è un'azienda che ha avuto l'opportunità di lavorare su cose veramente straordinarie. E quindi l'opportunità e anche, come dire, il piacere di affrontare dei restauri anche complessi, dove sono tante le persone e le professionalità che vengono coinvolte. Cioè il restauro non è un atto semplice, il restauro è un atto ragionato a più teste, perché il Ci vuole quindi uno restauratore, studio, una assolutamente sì. formazione, una storia anche per comprendere quello che stai restaurando, immagino, e quindi tutto ciò che c'è intorno Tutto ciò all'opera. che c'è intorno, tant'è che, ecco, per esempio, di fronte ad un'opera d'arte come può essere un restauro di una tela, di una scultura o di un affresco, è il momento appunto dove le professionalità, tante professionalità, a partire quella dello storico dell'arte che deve assolutamente seguire la storia appunto dell'opera e quindi valutare poi con altre professionalità come può essere il chimico, come può essere il biologo, come può essere il grafico e quindi il tecnico del restauro che è proprio il restauratore fa in qualche maniera da filo conduttore a tutte le altre Quindi professionalità. ci vuole una filiera di competenze, di fatto, questo è da mettere insieme, aggregare con una visione un po' più globale. Senti Carla, ma tu ti occupi anche di opere moderne come quelle che abbiamo qui dietro a noi? Da un certo punto di vista sì, perché nel mio studio, che è uno studio appunto storico che si trova in Via Baldeschi, nel grande palazzo Bonucci, Carletti Bonucci della Fondazione, un luogo straordinario di storia per la città, vengono veramente eseguiti svariati eventi, oltre che il restauro. Cedo questo spazio molto volentieri, per esempio, ai giovani che vogliono esporre e vogliono mostrare le loro opere. Quindi molto spesso capita vedere, che ne so, un dipinto in restauro, che può essere una tela barocca, e a fianco un'opera d'arte contemporanea di un giovane, no? E quindi si mettono quasi a dialogare tra loro queste diverse energie, Benissimo, direi. ma noi Molto proprio di energia parliamo e qui ne vediamo tanta dietro a noi e quindi nella mostra collettiva Risvegli vogliamo un attimo anche approfondire le opere di questa artista giovane che è Barbara Nati, che secondo me ha veramente, assolutamente. io sono un profano, ma col mio occhio vedo una grande dote e per questo ne vogliamo parlare.
Rieccoci qui all'interno di Palazzo della Penna, il Museo Civico, questo immenso diciamo sapere di opere d'arte. All'interno della mostra Risvegli, mi raccomando, se avete la possibilità, mancano pochi giorni, dovete assolutamente vederla. E qui sto con Carla Mancini, che io sono curioso di sapere cosa succede e cosa fai nel tuo studio. Bene. Il mio studio è uno studio molto articolato, appunto, dove, come dicevamo appunto prima, le opere d'arte antiche e contemporanee in qualche maniera convivono attraverso il restauro delle opere d'arte, che possono essere antiche o contemporanee, e dove si svolge anche un'attività relativa all'insegnamento della pittura tradizionale, quindi utilizzando gli strumenti e i materiali antichi che che i miei antenati mi hanno tramandato, allora impartisco delle lezioni di pittura rinascimentale. Quindi è molto divertente vedere proprio come si ricrea la bottega, no? Quindi a partire da come si compongono i colori, da come si fanno i colori, che cosa sono i colori, per esempio, no? Noi siamo abituati a pensare al colore dentro un tubetto, no? Ma dentro quel tubetto che cosa c'è? E quindi la scomposizione dei materiali ricostituiti come si faceva 500 anni fa è veramente molto interessante, per cui il partire dai pigmenti puri ai leganti, e quindi che cos'è che tiene insieme questi pigmenti, queste piccole molecole colorate, per esempio potrebbe essere il rosso d'uovo, per esempio potrebbe essere la colla di pesce, o ecco. Neghi l'aspetto della natura anche, ovviamente, assolutamente, a tutto quello che assolutamente vivi tutti i giorni. Ma perdonami, è una curiosità la mia, questa per te ovviamente è una professione anche di fatto, no? Oltre alla passione. Ma quante sono le persone che svolgono questa professione come te? Per capire anche se effettivamente è un'opportunità di lavoro a chi ovviamente ha delle doti come le tue, perché questa è una cosa che se non, per esempio io non sarei stato mai in grado di farlo, e quindi bisogna mettere i propri limiti e sono convinto di questo. Altri invece questa possibilità magari ce l'hanno e possono pensare anche che questa può diventare un'occupazione per il futuro? Io lo auguro a tutti, perché sicuramente è il mestiere più bello del mondo. Il venire a contatto con l'opera d'arte è un momento di crescita interiore continuo, e quindi me lo auguro. Purtroppo il restauro in questo ultimo periodo della nostra storia non è così tanto considerato. La crisi è chiaro che ha in qualche maniera colpito la crisi, no, rispetto a questo non ovviamente aiuta di certo, perché si pensa che questo aspetto possa diventare superfluo, giusto? Assolutamente no, perché per esempio noi restauratori che ci occupiamo soprattutto di dipinti murali siamo molto collegati all'edilizia, per cui se non riparte la questione della ricostruzione del terremoto, è chiaro che noi restauratori in questo momento siamo fermi in quel campo. Poi c'è per esempio il campo relativo alle opere d'arte mobili, e quindi non più gli immobili per pertinenza come possono essere gli affreschi, ma sicuramente una tela, una scultura. Si possono restaurare, il laboratorio, certo, le forze che servono sono minori, quindi è ovvio che questo non è un momento proprio meraviglioso per il restauro. Può diventare ancora meno propizio, perché si sente parlare, poi magari non succederà, speriamo di no,
di eliminare una materia quella, come quella della storia dell'arte nelle scuole? Cioè, questo non può, secondo te, provocare un ulteriore abbassamento, diciamo così, anche del livello culturale? Assolutamente sì, anzi, no, in una nazione come la nostra, dove si continua a parlare della storia dell'arte e dei monumenti come il fiore all'occhiello, il famoso petrolio, no, della nostra nazione, e poi invece viene utilizzato un po' come slogan. Per fortuna che qui a Perugia è stato creato questa possibilità enorme per noi restauratori, che è l'Art Bonus, e quindi ha dato l'opportunità di fare veramente delle cose. La città di Perugia si è distinta anche a livello nazionale, sì. Quindi bisogna anche questo ricordarlo. Sì, 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 sì. Beh, questa è stata è un'occasione anche per far conoscere quelle che sono le nostre opere, è un'occasione anche di sviluppo economico, sì, no? Di fatto. Anche la conservazione, perché è inutile parlare di beni culturali, no? E poi questi beni culturali poi purtroppo li andiamo a perdere proprio perché non sono né conservati né manutenuti, e quindi questo è un problema serio. Ma tu ne sai qualcosa, perché quando parliamo di Perugia, di una nostra città, di fatto parliamo anche del perugino, no? Se non sbaglio. Quindi tu su questo forse hai qualcosa da raccontare. Eh sì, questo è un capitolo veramente straordinario. Aver avuto l'opportunità, il piacere, l'onore di lavorare su un'opera del grandissimo maestro perugino, è chiaro che ti fa crescere in qualche maniera. E io ho avuto della nostra città, di fatto, culturali, quindi assolutamente. E ho avuto l'occasione, appunto, di lavorare in quel bellissimo affresco dove è rappresentata una Vergine orante che si trova all'interno del monastero di Sant'Agnese, quindi uno dei monasteri verso la torre di Porta Sant'Angelo. Bellissimo, un'esperienza straordinaria, anche perché questo affresco è conservato in un convento di clausura e quindi raramente visitabile, ma nell'eventualità che si può accedere, poi ci si rimane incantati. Sbalorditi. Beh, noi anche questa idea di essere sbalorditi, tu ce l'hai avuta anche rispetto ad uno dei simboli della città, no? Che è Palazzo dei Priori, perché anche lì la tua opera da restauratrice si è comunque distinta, assolutamente, no? Assolutamente, ma il massimo ultimamente è stata questa opportunità, appunto, e onore di lavorare anche su Burri, no? Sul grande nero conservato nella Rocca Paolina. E quindi questa è stata una bellissima avventura. Fermate, sì. Però adesso con un punto fondamentale dentro la nostra città. Sì, e poi ecco due aspetti, no? L'arte contemporanea rappresentata dal grande Burri, l'arte invece rinascimentale rappresentata appunto da Perugino. Quindi questo contrasto, così come vediamo qui all'interno di Palazzo della Penna, di fatto, no? Benissimo, questo è un po' l'idea della nostra trasmissione, sai, chiamarla bellezza e potere è un po' impegnativo, indubbiamente, ma oggi penso che con te, appunto, Carla Mancini, abbiamo affrontato il tema della bellezza in maniera molto approfondita, nel senso vero della parola, quindi parliamo di opere d'arte, non solo perché le vogliamo far vedere, ma perché c'è l'opera di un artista che riesce, come te, a restaurarle. Questo era un po' uno dei nostri obiettivi. Grazie. Grazie a te e grazie per la tua presenza e per averci spiegato anche quello che porti avanti per onorare la cultura della nostra città, né più né meno. Sono io che ringrazio voi. Benissimo, grazie ancora, e io ringrazio voi che ci avete seguito, come tutti i giovedì alle 19.30 su Umbria TV, su Perugia Today. Questo è un programma presentato da me, Franco Parlavecchio, e ideato oltre che da me, da Nicola Bossi, con Carlo Sampogna, che è sempre pronto a riprenderci con grande professionalità. Io vi saluto e alla prossima puntata di Bellezza e Potere.